Allora, oggi giornata da c***o. Io perché ho detto una parolaccia. Allora, oggi giornata beep. Siamo a Campo Tures, stiamo seguendo il sentiero di riva per andare a vedere le cascate. Dal punto della partenza dovrebbero esserci 3 salti, il primo si raggiunge in circa 20 minuti, il secondo in circa 40 minuti, il terzo in un'ora. Stiamo raggiungendo la prima cascata, lo si intuisce dalla temperatura e dal fragore dell'acqua. Edoardo Pisa, raccontami com'è andata l'esperienza sul fly line. Dimmi di più. Mi sono divertita. Vai Ugo, raccontaci dove siamo. Allora, abbiamo parcheggiato a Casere, che c'è un grosso parcheggio. Ieri sera abbiamo dormito lì, abbiamo preso tanta acqua. Stamattina un po' nuvolo, è uscito il sole, bellissimo, si sta bene, caldo. E non siamo in Norvegia, ma siamo nelle Alpi Aurine ed è fantastico. Ci abbiamo l'acqua che scende da tutte le parti. Veramente mi sento come l'anno scorso in Norvegia. Bello, veramente bello. Thank you.
Cosa abbiamo ordinato oggi? Allora, canederli di speck con burro e formaggio fuso. Fris di canederli, credo, würstel, pane e patate, birra e poi dopo il dolcetto che ci piace tanto. E dopo la... Quello con la marmellata di mirtilli. E anche uno strudel. Pure. Sì, perché dobbiamo aiutare l'economia e infatti stiamo andando a mangiare sempre fuori, mai successo. Mai successo, vero? Come abbiamo mangiato allora? Benissimo! Canederli allo speck, burro fuso e formaggio, buonissimo. Benissimo, poi la signora ci ha offerto gentilmente due grappe ai mirtilli. Ecco, infatti Ugo sta cominciando a scendere rotolendo. No, vado giù meglio. Immagino. Parte alle 8:30 per il giro delle Tre Cime. Oggi è una giornata bellissima. Sentiero 104, dopo un discesone bello impegnativo, tutto su ghiaione, adesso ci aspetta un salitone lungo.
quanto lungo, papi? Io direi due. Due ore di salita, minimo. Ma qui ci abbiamo Super Edo P che sta impegnandosi per superare tutti i suoi record. Guarda la marmotta, la marmotta! Vedi che l'abbiamo vista? Guarda la Edo, la vedi? No. Guarda, lì me, vedi dove c'è l'ombra? Ah, sì, la vedo. Quindi com'è stata questa salita? Perché tornare giù c'è una discesa, giusto? Sì. Come sarà? Considera che il dislivello, adesso siamo al rifugio Locatelli 2450. Sì. Dobbiamo arrivare, passare al Lavaredo e poi arrivare a Oronzo che è 2030. Sì. Il dislivello è 100 metri, non sarà tanta discesa, sarà. Ok. Big, 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 big,
Un po' perché davanti c'è l'intoppo.